Ciao amici, eccoci qui con un'altra nuova intervista. Sono in compagnia di Eraldo Moretto e voi Dicono. dicono, ma che tutti conosciamo e io sono felicissima di essere qui con lui come la Cesira. E per Giusto? fortuna sono due cose completamente differenti. A Infatti oggi non sei qui come Cesira, tutti mi volte mi hanno spiace. detto. Aspettiamo un attimo e No, no, torni. no, no. Un attimo e torni, mi immagino. Mi parte subito la prima domanda. Allora, nel tuo passato, televisione, teatro, cinema, un po' anche nel presente, direi. L'amore più grande tra i tre. Allora, l'amore più grande tra i tre è proprio l'amore per questo tipo di lavoro, che poi si sviluppa in tutte le varie situazioni. Ho fatto molta fatica, soprattutto per il reparto televisivo, perché ai tempi era sempre troppo presto, perché ricordavi Tizio, ricordavi Caio. Mi piace molto il teatro. Molto, Immaginavo. perché il teatro mi dà la possibilità tutte le sere, anche se ripeti le stesse cose, però ti dà la possibilità di dirle in maniera differente, Assolutamente. secondo il pubblico che c'è, secondo la risposta che ti dà anche il pubblico, Ma il teatro più come Eraldo o come Cesira? ma guarda, io l'ho fatto in tutte e due le situazioni. Come Eraldo mi dà la possibilità di tirar fuori, io sono una persona fortunata, perché avendo fatto Eraldo e la Cesira, ho la possibilità di spaziare in due mondi Esattamente. belli e mi piacciono tutte e due. Io non mi sono mai sentito donna quando mi vesto da donna, anzi mi sento più uomo di quando sono uomo, veramente, cioè, mi fa ridere Sì, sta cosa, ma è così. giusto. Perché, e quindi riesci in tutte e due le situazioni a toccare dei tasti diversi, anche le intonazioni diventano Chiaro. diverse, anche il modo di dare il messaggio diventa diverso. E secondo me è bella questa cosa qui. Quindi mi piacciono tutte e due le situazioni. Da uomo tocco alcune corde e da Cesira ne tocco altre. Ragazzi, che bello questa cosa E a è. volte l'unica cosa che mi sono sempre chiesto è perché non è possibile farla, la femminilità si può rappresentare anche da un uomo, anzi a volte si può rappresentare molto meglio da Meglio, uomini. ne L'unica cosa che parlavamo. non sono mai riuscito a fare, e che mi spiace, ma purtroppo è una cosa impossibile, è rappresentare una maternità. Perché se non la vivi, se non provi il dolore, il parto, l'aspettativa, l'ansia, la Sì, paura, sì. No, ecco, non puoi rappresentare. penso È che sempre quella è una finta quella nostra, cosa, è sempre esatto, finta. questa è una prerogativa nostra E quindi, che. visto, infatti, voi siete fortunate Sì. perché, a differenza dell'uomo, che dura 3 minuti forse, Questa qui la dico sempre anch'io. sì, forse 3 minuti. Forse, quando sei fortunata è E fino a la una certa domanda, età. certo, poi la prima domanda che ti fanno cos'è? Qual è? Dopo 3 minuti. Sei una donna, dimmelo tu. Ti Oddio. è piaciuto? Ah già, beh sì, ovvio. E tu Cioè. da donna devi per forza dire? Assolutamente Sì, intanto che ti fai le unghie. sì. Sì. Sì, O certo. guardi Vabbè, anche che ore sono? ah, sei ancora qui, Gioia. Sì. Sì, 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 Scusa, sì. devo spegnere la lavastoviglie. Dai, che arriva Esatto. Che l'idraulico. magari quei 4 minuti, insomma. Non si può mai sapere, ecco, Esatto, così. questo mio famoso dai. Qual era la domanda che non me la ricordo più? Perché adesso, arrivati a una certa età, non ti rendi, cioè, hai più neanche conto di cosa sei, di cosa dici. Vai così, vaghi, No, io sono già in canzeggi. quell'età lì, pensate. No, sì, Ti ciao. giuro, io mi E tra ricordo me mai. e te, sì. Mai un giorno senza? Te Un giorno senza cosa? lo chiedo. Mai un giorno senza? Puntini Mai un giorno senza la sincerità. No, puntini. Come sono tutti profondi in questa risposta? è vero, mai un giorno senza la sincerità. E più vai avanti con gli anni, e più ti rendi conto che diventa una cosa necessaria. Perché non sopporti più star lì a raccontare. Prima raccontavo un sacco di palle. Sì. Sei un po' la Ma mangia tutto. faceva parte, dai, del gioco. Sì. Arrivati a una certa età non devi avere più paura, no? Di quello che pensi, ma chi se ne Ma frega? Certo, soprattutto perché sgami subito anche quelli che te lo stanno e poi che cosa mi raccontando, possono fare? Cioè, dai. no? È vero. Prima trovi le persone, ma tu, cioè, ti vesti da donna, ma no, forse, francamente, sì, mi vesto da donna, quindi vuoi vestirti anche tu? Ma tu sei un uomo, anche tu? Qual è il problema, ascolta? No, no, ma sono assolutamente d'accordo, cioè di buttare un po' ste maschere, ragazzi, soprattutto voi ragazzi con cui io parlo sempre in questi miei video, dico, abbiate coraggio di fare ciò che vi piace nella vita. Sì, però non deve diventare una cosa che lo facciamo perché non sappiamo cosa fare. Adesso No. un pochino è così, cioè io mi rendo conto, avendo lavorato molto nelle discoteche, ho fatto
fatto tantissimi anni in discoteca, mi rendo conto che i ragazzi sono completamente abbandonati, perché hanno abbandonati soprattutto dalle famiglie, dall'istituzione, dal sistema, no? E sono allo sbando, cioè più totale. Quindi fanno queste cose, provano queste emozioni, ma non perché ne sentano il bisogno, perché non sanno cosa fare. E questo secondo me è una cosa sbagliata. Sì, ma anche perché venendo a quello che poi è il tuo mondo, no? Il mondo drag, non ci si può, secondo me, improvvisare drag. Cioè, non la si vede come io... Penso che molti pensino che sia la mascherata del momento. Allora, poi io ti vedo sul palco e non è quello. Allora, il fatto della drag qui in Italia, la maggior parte di quelli che la fanno non sanno neanche che cos'è. Esatto. Nel senso che le drag queen è una manifestazione di altri stati, tu vai in America, ce ne sono alcuni bravissimi, cantano, ballano, recitano, in Inghilterra, in Francia. Qui da noi è il fatto di vestirsi da donna, mettersi un tacco. Fare la baraccona. Ma la baraccona, lo dico, cioè con rispetto e tra virgolette, perché non c'è nessuno che glielo insegna. Capito? Che la drag potrebbe essere, quello che dicevo prima, calarsi nei panni di una donna e prendere con ironia i pregi e i difetti, perché la donna è un personaggio inarrivabile. È inconoscibile, perché la donna ti può fregare quando cavolo vuole e l'uomo non se n'è ancora reso conto. Quindi riuscire ad avere questa sensibilità di entrare in punta di piedi nella mentalità, nel corpo di una donna, non è così semplice, e ci vuole, prima devi ascoltare, devi vedere tanto, perché ci vuole una grande intelligenza, sennò diventa una presa in giro. Esatto. Capito? Ed è una cosa che io non sopporto, ecco perché a volte mi domandano, ma perché a te le battute ti vengono così spontanee e naturali? Perché io ho già dato prima, ecco, così mi sta svelando una cosa che io ho già fatto, sapere. Questo passaggio prima, ho già sofferto queste cose, perché per arrivare a portare in scena un personaggio deve avertelo fatto tuo. È quello che si diceva prima sul parto, su queste cose qua, no? Gli anni in cui non si poteva fare, gli anni in cui venivi preso in giro, gli anni in cui eri diverso dai tuoi compagni di lavoro, perché magari, cioè dai tuoi compagni di giochi, perché magari loro giocavano al pallone e tu guardavi i calciatori. Eri diverso perché magari al posto della palla preferivi una bambola oppure una chiacchierata con le tue amiche, capito? Ma questo non vuol dire, perché da piccolini uno è già gay, uno non sa che cos'è a 7 anni, 8 anni, però a volte viene processato. E soprattutto nella testa del papà, e che in quel momento lì tu ma non sei solo, quello magari che... fosse solo il papà. Guarda, mio padre non ci siamo mai capiti, adesso io ho un affetto immenso per lui che non c'è più. Però per tanti anni non mi siamo mai capiti, perché lui voleva che io diventassi un saldatore come lui. Che non è che fare il saldatore è una brutta cosa. E a me piaceva molto disegnare. E secondo lui il disegnatore meccanico o perito meccanico, visto che disegni, sei a posto. Ma un conto è disegnare un viso, un conto è disegnare un pezzo di un frigorifero, certo. È un'altra roba. Infatti io disegnavo dei motori da frigor bellissimi, ma non ne funzionava uno, perché non avevo mai imparato. Però erano scicchissimi. La tecnologia, la meccanica, la matematica, mi facevano schifo quelle cose. Capisco. Sì, e quindi sai, quando lavoravo e ho fatto anche il perito meccanico, ho 2 diplomi, perito meccanico e disegnatore, disegni stupendi, ma i motori non funzionavano mai. E quando tu lavori in un'azienda che manda 100.000, 110.000 motori da frigorifero o da ventilatore ai tempi in Libia e non funzionano, i libici si incazzano come direi. Sì. Uno studio completamente lontano da quello che poi si è diventato, sì, perito meccanico. Sì, sì. Cioè uno pensa magari che so, liceo artistico. No. Non ho mai fatto niente, non ho fatto una scuola di recitazione, scuola di moda, scuola però ho recitato lo stesso, non ho fatto una scuola di canto, se non per un breve periodo, però canto ugualmente, mi vesto da donna pur essendo, cioè sembrando il Gabibbo all'inizio, ero terrificante. Io non sono stato conosciuto che è proprio del Gabibbo. Ma no, ma perché io non ho mai puntato sul fatto di dover essere come la maggior parte delle drag adesso, bellissima. Perché ho sempre pensato che se un uomo vuole andare a vedere una drag, non va a vedere... Cioè, se vuole vedere una donna, non va a vedere una drag.
va a vedere una donna vera. La drag deve essere la cosa ironica, l'imitazione ironica della donna, quindi chi viene da noi sa quello che gli trova, cioè quello che trova è quello che gli aspetta. La maggior parte non ha ancora capito questa cosa qua, c'è una sottile però differenza. Posso dirti una cosa, che quello che io connoto nel tuo personaggio, nel tuo essere Cesira, è un'eleganza pazzesca da donna. Ma perché dopo, dico, cioè certo. Io ti guardo con grande attenzione e la cosa che mi ha sempre colpito è la tua eleganza. Ma perché dopo capisci anche come... Io mi diverto molto a camminare sui tacchi, a fare un po' le smorfe, la leziosa, la capito? Perché sennò altrimenti cosa sto lì a fare? Per però avere in testa una parola con questa vestito. Cosa, come noi abbiamo fatto una chiacchierata prima dell'intervista, io dicevo la cosa bella di quando vai a vedere i suoi spettacoli è che lui è un mitragliatore di battute. Sì. E oltretutto fai a volte delle battute... pesantucce. Ma pesantissime, non pesantucce. Io mi ricordo una che lui non si ricorderà, che ha fatto meno, ma non ci eravamo mai visti, appena ero a fare il giudice a un concorso, e boh, io sono una tipa un po' permalosa in quelle sì. cose. Ma ha detto, da te mi sono divertita, un mondo. Perché so dire le battute in quanto me ne hanno dette talmente tante a me, che io in punta di forchetta non dico mai una cosa per offendere una persona. È meravigliosa. Lo dico per esaltarla. Per fare un corso. Anche se ti dico, Madonna, c'hai un culo, figlia mia, che basta, cioè, ma veramente un paracarri. Però poi aggiungo, magari ce l'avessi io, mi servirebbe per il lavoro, pensa a te. Capito? Sì, ho qualcosa. Ecco, cioè, gioco su quella cosa lì, perché so che cosa vuol dire essere offesi. Immagino. Lo so già. E quindi evito. E vorrei che tutti questi ragazzi, il messaggio... per esempio quando magari si scopre dopo tanto tempo che un Marco della situazione fa coming out dopo 127 anni che poteva anche dircelo prima per noi era una scoperta se avesse detto che era etero appunto, cioè se l'intervista mi avesse detto avevamo sono dubbi, etero per Marco, noi cioè, non avevamo dubbi, ricordati Torre del Lago. Ecco, possiamo andare avanti, quindi ma si scherza. Ma certo. Ma quindi una domanda che feci un po' di tempo fa a un tuo collega e a te rifaccio. Drag queen, si nasce o si diventa? Secondo me si diventa, non è che si nasce. Cioè ci sono delle persone che nascono con delle peculiarità, hanno questo modo, il gay. Sì. Il gay, per esempio, con tutto il rispetto, è una persona folle, divertente, una persona meravigliosa, quindi ha tutte queste armi dentro di sé che non sa come farle uscire, quindi la maniera più semplice qual è? Mi vesto da donna. Beh, ma anche perché la creatività è a mille, io cioè, dico sempre i più grandi creativi, i più grandi artisti, i più grandi amici delle sono donne. Sono tutti omosessuali. Tutti omosessuali. Sono, perché io vabbè ho questa... Però la parola omosessuale, la parola gay sono brutte, capito? Cioè è sempre un segnare a dito una persona. Uno è una persona, è quello che è. E in camera, io come rispondo sempre, poi ognuno in camera sua. Ma in camera sua, ma fa quello che vuole, chi se ne frega, capito? Esattamente. Vado avanti con le mie domande. Ma però il rispetto ci deve essere da ambo le parti. Cioè nel senso, bisogna rispettare i gay, ma anche i gay devono rispettare gli altri. Cioè, ah sì, perché adesso poi c'è un po' questa cosa che una volta mi si disse, è che un ragazzo gay mi dice, tanto io potrei avere tutti gli uomini che voglio. È vera questa cosa? Sì, sì. Beh, io non sono così convinta, perché come se io dicessi da donna posso avere tutti gli uomini che voglio. Ma posso avere tutti gli uomini che voglio, perché adesso siamo in un periodo molto di confusione. È quello che ti dicevo prima, molto di confusione. Quando le società, non so se tu ti ricordi, anche se non c'eri, nonostante la tua veneranda età, non so se ti ricordi i romani, i greci, loro... L'omosessualità sì, era... dopo, nel Medioevo. Io ho visto Pirro, eh. Ah, no, ecco, io poco dopo. Sì, sì, ecco. Per loro l'omosessualità era naturale, ma erano tutte società in decadenza. È quello che sta succedendo a noi. Mm. Oggi abbiamo tutto troppo. Quindi la gente non ha più il fatto del desiderio, la conquista. Oggi è tutto... normale. Soprattutto perché spesso a 18 anni hanno già fatto tutto. Sì, hanno già fatto tutto, quindi a 13 anni hanno già dato, capito? Quindi una persona a 20 anni cosa vuoi che faccia? Ecco, sì, ma farti domande. No, ma tu puoi una dare, volta che l'ho fatto. Tu puoi dare tutta l'educazione che vuoi a tuo figlio o a tua figlia e quando escono
che si scontrano con gli altri, che poi dopo diventa un problema, capito? Io a volte sono felice di non avere un figlio, non perché l'ho sempre desiderato, sempre. Però avrei un po' paura, sai, oggi di lasciarlo andare in giro. Perché, perché è così. Io lavoravo in una discoteca, un locale, noi facevamo gli spettacoli la sera, poi il pomeriggio avevano aperto per i ragazzi, erano tutti 13, 14, 15 anni. Arrivavano le mamme con tutte queste bambine, con le macchine, ciao amore, ciao, ciao, tutte con i zainetti, le gonnelline, le calzettine. Cosa succedeva? Appena entravano in bagno, via! Top, minigonne, guanti, roba, angula, rossetti, così. E ciao. Da mamma sono praticamente, mi vedete qui, ma io sono svenuta, però la mia ormai è a 19, quindi... ho già dato! Lascia stare, no? Adesso comincio a fare la brava, dai! Successo, amore e soldi, in che ordine? Beh, quando sei più giovane miri sempre ad arrivare, no? È normale, insomma. I soldi, certo, se ci sono è una bella cosa, ma diventano un contorno. Successo, amore? Amore. Amore, quando tu ti vesti da donna, è un problema. Perché non sai mai di chi si innamorano. Non sai mai di chi si innamorano, sì. E soprattutto sono tutti pronti a dirti dopo, ma stai zitta, te che fai i soldi con i tacchi e le parrucche. No? Mi piace il dopo. E io dove ti ho trovato te? Al Parco Nord, dietro un cespuglio. Non mi sembra che tra me e te possiamo fare il metro di chi è più zoccola. Mm? Almeno c'è chi ha avuto coraggio. E invece poi c'è chi torna a casa dalla moglie. No, comunque io ho amato molto. Perché ho sempre cercato di creare una famiglia. Poi sai, quando arrivi alla mia età diventa anche... No, ma smetti la vostra vita. No, ma è bella questa cosa qua. Perché diventa anche... non così importante sapere quello che si è. Ma chi se ne frega? Quali sono queste definizioni? Ripeto, io oggi mi sento una persona, ma non perché mi debba vergognare di qualcosa. Potrei anche amare una donna, come potrei amare un uomo, come posso innamorarmi di qualsiasi cosa. Io sono innamorato dei quadri, guarda a casa mia quanti ce ne sono. A volte mi chiudo, mi piace stare qui a guardarmeli. Quindi diventa tutto così relativo, no? Ovvio che a 20 anni, a 18, a 25, tutti quanti hanno... Capisco dentro... perché io stendoci in quel momento lì ancora. Di 18 io sono ancora lì. Sono più piccola di mia figlia, io di età. Di testa? Non lo so. Si vede tutta, sai? Si vede, sì. Sì. Vabbè, sì, andiamo avanti, dai. Dai, sì. È meglio così. Panettone o Pandoro? Beh, allora, con lo yogurt... il Pandoro. Tu pensa che io andavo al cinema... Con lo yogurt, il Pandoro, aspetta. Andavo al cinema, quando ero ragazzino... ed ero parecchie volte da solo per tutti i motivi che ti dicevo, perché a volte sai, eri sempre in compagnia quando dovevi fare il deficiente, certo. Poi dopo. Quello da far vedere e da prendere in giro, poi dopo quando avevi bisogno non c'era nessuno, e quindi un sacco di volte mi trovavo al cinema, ma non perché non voglio fare la vittima, no, per carità, è andata bene così e va bene così. Però andavo al cinema da solo, allora dicevo, ma sì, ma io sto anche bene, mi pigliavo uno yogurt da mezzo chilo e un Pandoro, e me lo mangiavo a pezzi, così lo pucciavo dentro e me lo mangiavo. Buono. Questo mi manca. Yogurt e Pandoro, buono. E poi il panettone invece mi piace nelle festività, pure al mattino, così il mattino una fetta. Anche quando sono, che stanno per scadere, no? Dice, ma adesso il panettone, dammelo a me che lo mangio io. Ah, guarda. Mai buttare via il mangiare, c'è gente che muore di fame. Assolutamente, ma poi il panettone, guarda come sfondi una porta aperta. Buono. Panno o cioccolato? Sai che quelle cose così dolci non mi piacciono, preferisco le torte, alla frutta, le crostate, i cannoli, ma neanche tanto. Donna con le ballerine o donna con le tacche a spillo? Ma sempre donna con le tacche a spillo. Lo provo sempre. Ma perché le ballerine, sono anche quelle... Sono, a parte l'antistupro, è difficile essere eleganti con le ballerine. E forse c'era... ecco, Jacqueline Kennedy forse poteva portare le ballerine, che era talmente presa lei. Era talmente elegante lei, che sarebbe stata capace di fare... Sai quelle persone che se anche gli metti un sacco stanno bene lo stesso? Perché hanno quella... Quindi, ragazzi, quella grazia innata. Buttiamo via tutte le ballerine, perché noi non siamo Jacqueline Kennedy. A parte che anche il tacco a spillo bisogna saperlo portare, perché a spillo... Io vedo in giro certe donne che hanno dei taccazzi, che sono dei cetrioli praticamente, e fanno dei... La scarpa...
dovrebbe servire anche chi non ha la gamba perfetta per alzare la gamba, assottigliarla. Sì. Le calze fumé assottigliano molto chi ha i polpacci un po' grossi, chi ha le caviglie un po' grosse. Non ci si deve vergognare di quelle cose. È un difetto che può diventare un pregio. La drag a volte riesce a far diventare con i difetti pregi. È vero. Ci sono dei ragazzi brutti che la drag diventano bellissimi. Verissimo. Perché stringi di qua, stringi di là, tira sull'occhio, tira sulla testa, tira sul culo. Poi quando si smontano dici... Si smontano e dici, ma è questo? Sì. C'è sto gabibbo? Sì. No, ma anche di viso. Io trovo che alcuni siano più belli di molte donne. Sì. E io invece, a differenza di tanti, mi trucco pochissimo. Perché metto poca roba. Le parrucche sono sempre tre. Vero. Perché come insegnava Moira Orfei, devi essere riconoscibile. Moira Orfei è sempre stata famosa per la cofana. Vero. E non mi ricordo se era Fellini o chi gli aveva detto non cambiarla la cofana. Come la Carrà. Come la Carrà, il caschetto. Esatto. Capito? Quindi devi essere riconoscibile. Io se vado in un locale oggi, non so chi è. Tizia, Caio, Sempronio, che sono tutte uguali, tutte queste parruccazze così, tutte queste collanazze così, tutte con le tette finte, dicevo, di plastica, tremende, esagerate, poi danno tutte delle tette così, a parte la Twirly, che è capace di portarle con i palloncini, diventano tette. Sì, no, però lei ha un altro mondo. Appunto, è un'altra cosa. Può diventare elegante anche se era 150, lei è arrivata a 150 kg e ballava come la Carrà, come una sì, di... Sì, io l'ho vista fare la spaccata. Sì. Era così. Ma era già rotta da un po'. Bene. Meglio un amico etero o un amico gay? Parlando, io da donna ho già dato la risposta, però tu invece? Ma meglio tutte e due. Perché con l'amico etero hai sempre la speranza di poter intrecciare un dialogo, no? Di dire, tu dici con l'amico gay il discorso con l'amico dopo. Gay, lascia stare, facciamo un muro, dividiamoci, dai, parliamo di pizzette. E un'amica donna? L'amica donna, bella, puoi raggiungere dei livelli stupendi con una donna. Se non vai a toccare, io tutte le amiche donne che ho avuto, la maggior parte, si erano tutte innamorate. Si innamorano tutte le donne. Di questo... Ancora adesso io vado in palestra e ci sono un sacco di donne. Quanta carne sprecata! No, la carne c'è tutta. E credimi che. No, allora, da donna rispondo. Allora, sì. La parte sprecata è perché noi donne diciamo sempre: ma guarda che pezzi d'uomo ci sono e non ci resta certa roba. Perché li volete etero? Perché la donna... Dopo loro non vogliono noi, perché allora, voglio dire. Bisogna sfatare questa cosa. La donna non si sa, come ti posso dire, non sa interfacciarsi con un gay. Perché lei si mette davanti il fatto che lei è donna. E tu sai una cosa, sei tanta roba sprecata. Ma perché le donne vogliono sempre salvarci? Sì, lo so, io dico sempre molto che hanno un'amica, cioè la missione però facendo così, che io non ho mai. A me hanno sempre fatto paura le persone che ti vogliono salvare o quelle che ti vogliono. Non è capace di toccare le corde, perché non è vero che magari un gay non è capace di avere una relazione con una donna. È che la donna si pone sempre come donna. Poniti come qualcosa di diverso. Giochiamo insieme, hai capito? Sì, anche un po'. Io ho una parte. No. Lesbica no, io una parte femminile, fammi vedere la tua parte maschile, hai capito? Giochiamo su quella cosa lì. Caspita, allora può diventare un gioco, esatto. Però vi entri in siete turbine. Grandi in tante cose, siete un po' deboli sotto quel punto di vista lì, se volete conquistare un gay, perché poi se no lo conquistate come? Andiamo tutti quanti a ballare al borgo, che bello, dai, ti piace quello, sì anche a me, che meraviglia, però non si crea un bel rapporto, capito? Se uno magari vorrebbe qualcosa in più, vorrebbe provare anche magari ad avere una vita diversa, pur mantenendo le sue prerogative, no? Magari conquistarlo più di testa. Sì, bravo. Esatto. Allora, dalla testa, poi perché tutto è comandato da lì, poi va e viene fuori anche di là. Capisco, allora, stiamo imparando un sacco di cose oggi. Quindi, non ho la mia età per niente. Ma... Potrei scrivere un libro.
A volte, pensiamoci. È un sacco di gente, allora io non sono nessuno, però quest'anno faccio 40 anni di lavoro, no? E sono stato veramente una delle prime, adesso le chiamano drag queen, io invece mi sono sempre definito un attore che si veste da donna. Perché prima di imparare a essere donna bisogna imparare a saper stare su un palco. Saper stare su un palco vuol dire rispetto per il pubblico e vuol dire che se non hai fatto un minimo di esperienza, la gente non è stupida, non è lì per farsi solo insultare o per vedere una persona che dice io faccio, io sono, guardate come sono bella o come sono... No, la gente vuol vedere anche un po' di professionalità, quindi prima devi imparare come si dice una battuta, le chiusure, il tono, capisci? Devi fare un po' di esperienza e poi magari fai il resto, però insomma non si può. Anche il più bravo elettricista o il più bravo meccanico ha fatto la sua gavetta, ha iniziato da ragazzino, pian pianino. Però adesso lui parla così, io già ero innamorata della Cesira, adesso non vorrei finire nella missione di queste croce rossine, perché io ti ascolterei parlare per ore. Spero che se ne vada. Perché sì, è una questione ancora di poco, la dovevo dire questa stavolta. No, dila. Meglio un rimorso o un rimpianto? Ma guarda, io... Ma rimpianti, rimorsi più che altro. Perché magari non ho saputo accontentare delle persone, non ho saputo ascoltare. Quindi adesso, quando una persona mi vuole parlare, ascolto. Anche se non sembra, però ascolto e aiuto fin troppo. Mi emozionano un sacco di cose. E rimorsi, o rimorsi verso i miei genitori, o rimorsi verso amici, verso parenti, sì, un po' di rimorsi. Sì. Quindi ho due domande adesso che siamo quasi alla fine di questa nostra intervista. Già finito? No, aspetta, adesso, aspetta. Mi hai lanciato un là in questo momento. Se avessi di fronte a te un ragazzo che sa di essere gay e deve comunicarlo alla sua famiglia, tre consigli da un uomo della tua esperienza ormai. Cioè, io ho tanti giovani attorno, tante persone, mi piace che si parli di queste cose e non si faccia più questo mondo oscurato. Ma sai, allora, adesso manca proprio il concetto della famiglia. Io mi ricordo che quando ero un ragazzo si tornava a casa dal lavoro, io lavoravo in fabbrica, e comunque, anche se dopo bisognava tornare al lavoro in bicicletta, c'erano chilometri da fare, però si tornava a casa e si mangiava tutti assieme, si parlava tutti assieme, si litigava tutti assieme. Adesso uno mangia al bar, quell'altro mangia in palestra, quell'altro... Manca proprio il dialogo, quindi ci vuole l'età, il dialogo e non vergognarsi di quello che uno è. Perché poi dopo ci si trascina tutta la vita questo senso, questo rimorso di non averlo detto. Perché dopo, arrivati a una certa età, cosa vai a dire a tua mamma, a tuo padre che sono vecchi? Cosa gli vai a dire? Non lo so, perché... Me ne vado con un uomo? E quelli gli piglia un colpo, poverini. Ma non perché non capiscono. Perché oramai hanno superato quella fase. Quindi bisogna... Tutte le cose vanno fatte nel momento giusto. E soprattutto vanno fatte... Cioè, dipende molto dal rapporto che tu instauri con la famiglia. Se no, prendetele, vai e fai la vita che vuoi. Ecco. Soprattutto, però, fate la vita che... Sì, è certo, quello, fate la vita, ma come io dico sempre, fate quello che volete, ragazzi. Però sempre con il rispetto, prima per se stessi e poi per gli altri, insomma. Quindi il rispetto per se stessi è fondamentale. Fate quello che volete, ma con rispetto. E l'altra domanda, se un ragazzo volesse fare la drag, dei consigli? Basta. Non farla. Ce ne sono troppe. Ma se la volessi fare bene, cioè come Eraldo pensa che dovrebbe fare un percorso? Beh, allora, certo, quello che manca qui, in Italia soprattutto, c'è qualcuno che lo fa, c'è alcune... È proprio una scuola per drag queen, la scuola, dove si insegna prima tutto il resto e poi dopo si diventa drag queen, perché bisogna avere una cultura generale di tutte le cose. E poi dopo iniziamo il discorso drag queen. E innanzitutto guardarsi molto intorno, provare a casa da soli, cioè cominciare magari a truccarsi un po', a fare delle cose, a provare a farsi dei vestiti, a prendere delle parrucche e trovare il suo personaggio. Non è svegliarsi una mattina, ti metti la prima cosa che capita. Allora,
C'è una cosa molto diversa, oggi le chiamano drag queen, ma non sono drag queen, è gente che si veste da donna. Le vere drag queen sono quelle che sono l'esagerazione della femminilità, le potete vedere a Gran Canaria con queste parrucche, ma fanno solo quelle, sì. Fanno solo quello, tacchi alti così, vestiti spaziali, fisici perfetti, il più delle volte sono cioè praticamente nude, quelle sono le drag queen. Poi ci sono i trasformisti, che sono quelli che riescono a rubare l'anima di un personaggio e farla diventare sua. E sono quelli che con quattro colpi di spugna, il Brachetti della situazione, quattro colpi di spugna riescono a cambiare, ma è tutta la faccia che fa, cioè che fa l'artista. Perché la drag queen, il trasformista, è un'arte povera. Non ha niente, perché non, cioè praticamente non balla, non recita, non. È il viso, devi diventare da Mina alla Carrà a Patti Pravo, quindi devi sapere usare la mimica facciale. Il vestito è un optional, ovviamente serve, però è questo, è lo sguardo che deve fare il personaggio. E tanti ragazzi, ecco perché faccio la Cesira, perché non so fare quelle cose lì. Ma avercene di Cesira, io non sono... Ma io gioco molto però con la faccia. Magari io non ho mai scelto... Allora, io ho iniziato, facevo spettacoli rubando tutto ai legnanesi, facevo spettacoli, mia mamma e mio padre mi davano una mano con la 600 multipla, cioè caricavamo, quando andavamo negli oratori, caricavamo, un po' come i legnanesi, che, cioè caricavamo proprio i comodini, il letto, le pentole, non avevamo niente, quattro stracci e facevamo lo spettacolo. Mia mamma faceva le torte per darle poi all'uscita, non siete rimasti contenti, Tomo, mi fate le torte. Una pazza furente. E quindi dopo quel periodo lì, una volta arrivo a Milano, avevo una fidanzata che era talmente brutta che sì, ho deciso di diventare che io faceva la il Juan, faceva il Juan, cioè il marito della Teresa, sì. Perché aveva anche i baffi questa qua, non solo sotto, anche sopra. Oh, però sì, sì. Era un continuo, era tutto un pelo questa così. Vabbè, perché ti sei scelta fidanzata? Ma scelto lei praticamente. Ah, tu hai subito. Sì, sì, sì. Una sera me la sono trovata lì, nel cielo del letto. Ma cosa fai qui? E te lo sto scaldando. Vabbè. E adesso cosa devo fare io? Vieni qua con me. Ah, quindi lei aveva un po' questo... Sì, questa iniziativa. Vieni qua. No, yeah. Che manovri, come dire. Yeah. Che manovri. Vabbè, allora, capito con lei. Una sera siamo andati, mi raccomando, fatti bellina. Partita 2 mesi prima, questa. Se, non ti dico come è arrivata. Arriviamo in questo locale, abbiamo conosciuto queste persone al Motta, in Piazza Duomo, che fa, dai, venite con noi, siete simpatici, andiamo in un locale a vedere uno spettacolo di drag queen, di trasformisti. Ma veramente? Esistono queste cose a Milano? E come no? E siamo andati a Rix, di Via Fieno, a Rix Cabaret, e io ho visto i più bei ragazzi vestiti da donna, che ma non erano solo vestiti da donna. Usciva Sylvie Vartan, sì. Ed era Sylvie Vartan. Come? Prendo su la moto e via, non mi vedrete più. Chiudevano il sipario, mettevano una moto vera, sì. I ventilatori da una parte e lei con sta parrucca sulla moto che cantava e andava, che era una... con tutti i capelli all'aria. Sì, vabbè, quindi livelli... Livelli, certo. Inarrivabili. L'unico locale a Milano che poi è chiuso, adesso è diventato una rimessa per automobili. L'unico locale a Milano. A quel livello lì. Quindi quando sono arrivato lì, ho detto, no, ma non c'è, ma questa è casa mia. E quindi sono andato a casa, ho preso quei quattro stracci che avevo, sono arrivato là, gli ho detto, guardi, senti, io sono uno dei legnanesi. Ma no, ma veramente, dai... Calcola che lì ci andava Marcella Bella, quello col ciuffo bianco, che adesso è ridicolo, come si chiama? Malgioglio. Ci andavano tutti questi personaggi qua a vedere gli spettacoli. E dico, sono uno dei legnanesi, ma dai, e dico, guarda, siamo fermi in questo periodo qua, se vuole io posso, ma come no, saremo onorati. E quindi è iniziato così. E facevo... Quindi il coraggio di andarsi a proporre. Sì, a proporre. E facevo, ma lei cosa fa? Faccio delle scenette milanese, sapevo fare solo quelle. E facevo l'incidente d'auto, dato che dovevano essere la Teresa e la Mabiglia e io ero uno solo, non potevo fare una e l'altra, quindi registravo su un geloso con le bobine le battute dell'altra e io entravo facendo aito, aito, assassin, assassin, e l'altro mi rispondeva che se sbagliavo la battuta l'altro andava avanti, dovevo fermare. Ah, io entravo con la sedia, mettevo la sedia lì con il geloso, attaccavo la spina, buonasera, clic,
Ah, proprio c'era la tecnologia, sì, no? Sì. Stupendo. Eppure, guarda, sono rimasto là 6 mesi, tutte le sere, queste mie... E in più lavoravo di giorno, facevo il perito meccanico, per quello che poi i motori non funzionavano mai, perché io tornavo a casa alle 4 di notte, perché mi pagavano anche talmente poco, 5.000 lire, ma erano già 5.000 lire allora. E io, quando gli ho detto a mia mamma, mamma, voglio andare a fare l'attore. Ah, veramente? Eh sì. Bene, quella è la porta... Quando non hai da mangiare, torni qua, soldi non ce n'è. E infatti me ne sono andato con 2 pentole, 2 piatti e un lenzuolo e me ne sono andato. Ma la ringrazio ancora, la ringrazio. Quindi tornando a casa, per mettermi via cioè, le 5.000 lire, non avevo i soldi per la benzina. E quindi cosa facevo? Agarbagnate milanese. Avevo scoperto che c'era un benzinaio dove saltando sulla pompa, quello lì... tipo riusciva a capito e io mi facevo metà serbatoio della 126, ma per fare metà serbatoio della 126 dovevo saltare un'ora e mezza. Quindi facevi anche la palestra adesso spendo. Quindi tornavo a casa alle 3 di notte, se non erano le 4 dovevo stare a saltare un'ora, hai capito? Arrivo a casa che erano le 5, alle 7 mi dovevo alzare, mi hanno alzati, mamma sono stanco, alzati e basta. La gavetta, la famosa gavetta. Quanto ridere. E poi una sera arrivo lì e non c'è più la pompa. Cioè nel senso che l'avevano chiusa, che dovevano restituire. Hanno fatto le pompe nuove, le famose pompe nuove. E quindi io ho aspettato che ci ha messo 2 mesi a fare sto cavolo di cosa. E alla fine quando arrivo lì dico, ah è aperto. E la salto. A calcolo che poi mentre facevo il pieno potevano arrivare anche altre macchine. E quindi è stato... Sera. Cioè, quindi se andava via pompe. Quindi andava via una vita e mezza, arriva a te, dovevi fare mezzo serbatoio. Allora quella notte arrivo e dico, ah, oh, finalmente l'hanno riaperto. Vado lì, metto l'app, ti pompi, e non usciva niente. A un certo punto sento una voce, no, non lo fare più. C'era il guardiano dentro. E vi giuro, mi sono cagato addosso. E da quella volta ho deciso che vai a rubare da altre parti, vai a rubare i salami e i formaggi dentro i supermercati, lascia stare le pompe di benzina. È straordinario. È vero, ti faccio un'ultima domanda. Sì. Prossimi progetti, cosa ci aspettiamo? Allora, adesso ci aspettiamo le misure della cassa. Prossimi progetti. Allora, una cosa carina... intanto continuare a lavorare. È per quello, infatti voglio sapere però dove trovarti. Vorrei fare delle cose un pochino più belle. Quindi se voi andate a digitare. A digitare. Lo aiuto perché qui... Sì, su Eraldo Moretto, io sono assolutamente, non so niente di quelle cose. Comunque su Eraldo Moretto, Facebook, su La Cesira, Facebook. Oppure voi cliccate Eraldo Moretto oppure c'è cioè La Cesira e trovate tutto quello che volete. Link, cose, ci sono tutti i filmati, la maggior parte, perché io non so niente. Allora, progetti futuri. Mi piacerebbe lavorare meno, lavorare meglio, fare delle cose più carine. Oggi diventa impossibile e mi spiace per tutti questi ragazzi che iniziano, perché allora questo lavoro era ben pagato ed era molto rispettato. Adesso vai nei locali e ti dicono quanta gente mi porti? Perché devo portare la gente? Ma non faccio mica il PR, scusate. La gente dovete averla voi, dato che la gente non ce l'hanno, quindi... E poi a prezzi, io sono ancora fortunato perché riesco a vendermi ancora, quindi mi piacerebbe fare delle belle cose, pagate meglio, e soprattutto... mi piacerebbe aprire una scuola, quello sì. Sì. Fare un pochino attenzione. Fare un pochino di regia. Perché io ho una vita che voglio la scuola delle drag, una vita che voglio inserire da me il corso delle drag. Guarda che io adesso faccio innamorare, dice di sì. Ma sai, il corso delle drag, poi cioè prevede cioè, che tu deve l'hai essere detto tu. Una che sa fare i vestiti, quell'altra che sa fare le parrucche, quell'altra che... Cioè non è che una drag no. Può fare tutto, no, capito? Non è no, sì. Ma io una vita, guarda, noi siamo stati, penso, i primi che abbiamo voluto che il saggio della nostra scuola fosse presentato da una drag. Quando abbiamo preso questa decisione,
Io ho avuto un attimo di, ho detto, Manuel, guarda, resteremo poverissimi, andranno via tutti, non avremo più un iscritto dopo questo saggio. Non è vero. È stato l'unico saggio che... Tutti seduti. E c'era una nonna che ancora oggi ci chiede, e dice che si era persa, in quel caso della calogera, era persissima. Sì, cioè, sì, una sì. Nonna. Quindi voglio dire, questo guarda, è... A me mancano solo i funerali, poi per il resto ho fatto tutto. Lauree, celibati, divorzi... Avrei fatto i matrimoni prima, se hai fatto matrimoni, okay, certo, fatto i divorzi. Sì, tutto. Dello stesso? No, anche adesso si fanno i divorzi. Ci sono dei locali che fanno le feste per il divorzio e invitano le drag queen. Quindi cioè, mi mancano solo i funerali, poi ho fatto di tutto. Sembra impossibile, però le cose più belle le ho fatte nei posti più impensabili, cioè dove, con il pubblico più normale possibile, cioè diciamo, Madonna, qua vedrai che la drag queen, tutti hanno paura, ma che cosa deve fare la drag queen? Se è lì sopra, non va mica a battere lì sopra, fa uno spettacolo, qual è il problema? Perché si vede una gamba bella, magari, perché si vede, che ne so, un portamento, dove sta il problema? E quindi loro rimangono molto affascinati da queste cose qua. Dipende sempre molto da noi. Non dobbiamo mai esagerare, non dobbiamo mai, capito, mai dare un messaggio sbagliato. Perché passare da Draquina a Travona ci vuole un attimo. Immagino. Un attimo. Immagino. Però quindi... quello che tu hai detto dell'imparare di fare anche un percorso prima. Certo. Cioè la drag poi si arriva, ma prima c'è tutto un lavoro che è un lavoro attoriale. Sì. Che è il lavoro che alla fine chi vuol fare l'artista, io penso in generale. Perché stare su un palco vuol dire, poi tu lo sai, vuol dire che lo spettacolo si fa al 50%, il 50% lo facciamo noi, l'altro 50% lo fa il pubblico con gli applausi, l'aspettativa, gli sguardi, i sorrisi, le lacrime. Che sei sempre lì a dire, stanno rispondendo, non stanno rispondendo. Diffidate sempre da chi arriva e dice, io ti faccio vedere che faccio zittire 400 persone, non, no, vai a casa, via, prendi le valigie e le fai dei coglioni. Ecco questo. Allora, io sono stata felicissima di questa chiacchierata. Anch'io, spero... adesso te ne vai, no? Sì. Perché c'è già la puzza di copertone qua dentro. Sì, sì, no, ma... che basta. No, me ne vado, però prima di andarmene sì. Voi dovete mettere mi piace a questo video, mi piace alla mia pagina, certo. Condividerci come se ci fosse un domani. Vero. E soprattutto andare a vedere i prossimi spettacoli della Cesira. E ci sarò anch'io, dai. E vi trovate su appunto la Cesira. Dai. Ciao. Ciao amici, alla prossima. Grazie, ciao. Ma che bello.